Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi ci sono solo io, Lala, e vi parlerò di puzzle. Guardando i video di Karen Puzzle e girando per i mercatini, anch'io volevo trovare dei puzzle rari. Insomma, quelli rari qua non si trovano, anche perché molti sono stati distribuiti solo in alcuni paesi e non in Italia, però volevo trovare un puzzle differente, perché avete capito che la mia passione sono i puzzle differenti, non quelli che basta assemblarli e basta. E ho fatto la mia scoperta, cioè questa l'ha trovato Po in realtà. Vediamo che questo è un puzzle tutto in tedesco, quindi potevo solo intuire quello che voleva dire la confezione, però l'ho preso lo stesso perché abbiamo fatto un po' una traduzione con Google Translate e abbiamo capito che sono due rompicapo in uno perché, come potete vedere dall'immagine molto complessa, per prima cosa dovete risolvere il puzzle. Questo puzzle è costituito da vari quadratini. Ogni quadratino è costituito a 9 pezzi. Poi, una volta che avete assemblato questi quadratini, dovete sistemarli in un'immagine che è differente da questa, perché questa è soltanto esplicativa e vi aiuterà a fare il puzzle, e dovete seguire un po' i cartelli che ci sono. Qui non li vedete, però comunque ci sono delle insegne, quindi come la polizia, pure c'è lo zoo, c'è l'hotel, e poi ci sono dei cartelli. Alcuni vi dicono la direzione, altri vi dicono proprio, diciamo, la distanza, quindi cioè, ad esempio c'è la polizia a 3 blocchi di distanza, quindi ricostruendo, diciamo, le indicazioni, quindi tutto deve tornare e, tutto deve tornare affinché tutti i cartelli e le indicazioni siano giuste. Diciamo, noi abbiamo una difficoltà in più perché è scritto in tedesco, però ovviamente c'è Google Translate. Questo puzzle è particolarmente difficile proprio perché, essendo che queste strutture possono combinarsi tra loro, tutte, quindi, i pezzi si praticamente incastrano quasi tutti uno con l'altro. Quindi dovete seguire molto attentamente i disegni. Adesso vi faccio vedere un po', come ho affrontato io la situazione, poi man mano che lo costruirò ci aggiorneremo. Ho detto che il puzzle è della MB e ha 515 pezzi, non c'è scritto sulla confezione perché età è consigliata, quindi se ci riuscite lo fate. E quando è finito misurerà 44 x 47 cm. Penso che questo puzzle non sia stato pubblicato al di fuori della Germania, quindi diciamo in Italia farete difficoltà a trovarlo. Non so come io l'ho trovato, ma credo che qualcuno che, diciamo, ha vissuto in Germania ha portato un po' di giochi al mercatino e quindi ho avuto modo di trovarlo. Allora, la prima cosa che ho fatto era senza dubbio dividere questi pezzi con una forma particolare che erano quelli relativi alla cornice. Li ho messi da parte e ho cercato di assemblarli. Un'altra difficoltà di questo puzzle, come potete vedere, è che i pezzi, diciamo, non si tengono affatto insieme. Appena li toccate si rompono. Questo potrebbe essere un problema quando andrete a spostare i quadratini. Quindi ho cominciato a fare dei gruppi di pezzi da tre e quindi cercare di fare una sorta di cornice, anche se non l'ho assemblata perché, come potete vedere, la fine di ogni pezzo è sempre verde, quindi potenzialmente questo potrebbe andare vicino a questo, ma anche vicino a quest'altro. E bisognerà vedere con i cartelli. La seconda idea che mi è venuta è quella appunto di assemblare i cartelli. Quindi ho cercato di prendere tutti i pezzi con i cartelli e ho cercato di completarli. Non sono riuscita a completarli proprio tutti e ho ancora dei pezzi da assemblare proprio perché alcuni pezzettini piccoli sono molto difficili da vedere. Questo puzzle presenta alcuni pezzi molto usurati, quindi è possibile che si siano cancellati. Il terzo step che ho fatto è quello di vedere, diciamo, i palazzi delle case invece che i personaggi. Quindi ho separato tutti i pezzi con le case e poi ho cercato di assemblarli, come ad esempio questo che dovrebbe essere la prigione, sì, alle sbarre, la prigione. Naturalmente è rotta, se si monta, questo è il problema. Poi ho continuato, diciamo, questo me l'ha detto Po, mi ha detto guarda l'immagine, quindi effettivamente nelle immagini
riesco a vedere, diciamo, come sono organizzate queste scene, perché le scene effettivamente sono queste che vediamo, anche se le dobbiamo organizzare in maniera diversa. Quindi, ad esempio, vediamo se c'è qualcosa da concludere, lo concludiamo insieme. C'è questa casa. Con il tetto bianca, con il tetto blu, con una signora che prende il sole, che dovrebbe stare proprio sotto a questa che è, non ho idea che cosa sia. Va bene, comunque questo l'ho fatto, è questo pezzo qui. E adesso vediamo di trovare questa signora che prende il sole. Allora, tra i pezzi che ho separato, ho trovato già questa casa col tetto blu. Vediamo un po' se può andare qui, sì, perché combina anche il cane. E adesso devo cercare, vedo un po' tra questi, se no cerchiamo qua dentro questa casa. E niente, io la mia strategia è quella di mettere tutti i pezzi dentro la confezione e ogni volta, diciamo, scorrerli. Questo potrebbe essere migliorato mettendo i pezzi su un unico livello. Però io preferisco lasciarli qui perché io perdo i pezzi. Non è frustrante fare questo puzzle in questo modo, quindi guardando l'immagine e cercando di scovare quello che vi serve, in quanto può essere anche molto divertente perché ci sono delle scenette molto simpatiche e quindi poi man mano inizierete a conoscere i pezzi come tutti i puzzle che all'inizio vi sembrano, almeno a me succede così, mi sembrano una cosa assurda. Dopo comincio a conoscere i pezzi e le immagini e l'immagine tutto va meglio. Ho trovato un altro pezzo in cui si vede un pezzo della signora che prende il sole e del cane. E stavo cercando di finire questo riquadro per farvi vedere un'altra caratteristica di questo puzzle, che qualora non riusciate o comunque volete vedere se la soluzione che avete proposto è quella giusta, basta semplicemente ruotare con un po' di fatica i pezzi. Potete anche costruire il puzzle al contrario se volete. Quindi, ruotando i pezzi potete vedere che dietro ogni pezzo c'è un numero. Quindi questo nello specifico andrà nella posizione 24. Se quindi tutti i quadratini che avete fatto saranno dall'1 fino all'ultimo, non so quanti ne sono, vuol dire che avete trovato la soluzione. Diciamo che un altro aspetto che rende un po' difficile questo puzzle è che, diciamo, questi quadratini, come potete vedere, non sono più tanto dei quadratini, sono dei rombi, quindi, si sviluppano in diagonale. Questo, diciamo, molte volte essendo abituati a dei puzzle normali, non è proprio intuitivo nel montare i pezzi. Allora, ho finito a fare tutti i quadratini del puzzle e con grande fatica li ho spostati su questo tappetino per puzzle, che mi sta rendendo la vita difficile perché appunto questi pezzi non scivolano, quindi non riesco a posizionarli, cioè come li prendo si rompono, li devo far praticamente scivolare. Dopo ho tradotto in linea di massima tutti i luoghi che ci sono su questo puzzle, quindi c'è praticamente una rivendita di vino, un dentista, un forno, una biblioteca e così via. E ho provato a montarli. In realtà le prime due strisce che ho fatto, quella sopra e quella sotto, non le sono riuscite a fare io, ma ho visto i numeri che ci sono dietro i pezzi come vi ho fatto vedere. Quindi semplicemente girando il pezzo centrale si riesce a vedere che numero di puzzle è. Perché così ho detto, mi faccio un'idea di come leggere questi cartelli, perché in alcuni casi c'è scritto che una determinata meta, ad esempio la polizia, si trova a 3 blocchi. Non riuscivo a capire che cosa erano i blocchi, e quindi volevo un po' capire e volevo anche capire questi cartelli, ma in realtà non li ho capiti perché qui mi dice che lo zoo si trova in questa direzione. Quando in realtà lo zoo per forza si trova all'angolo, quindi si trova qui sotto a quest'angolo. E quindi non ho idea, magari qua dopo ci doveva stare un altro cartello che ti faceva girare, però non ho nessun altro cartello che mi indicasse lo zoo. La stessa cosa, lo stesso problema l'ho riscontrato qui, perché diciamo, posizionando
Secondo i numeri, questi incroci, mi dice che il panificio si trova in questa direzione, ma in realtà il panificio si trova qui. E quindi non lo so, non so come fare. L'unica cosa che posso fare è montarlo seguendo i pezzi che ci sono dietro al puzzle, però diciamo si perde molto del puzzle stesso. Naturalmente i numeri non si trovano dietro la cornice, quindi questi della cornice ci dovrete pensare voi. Mi sono divertita molto nel fare decomporre i pezzi perché, come vi ho detto, non è frustrante in quanto è molto vario, ci sono delle scenette divertenti e così via, però effettivamente non sono così abile da risolvere questo rompicapo abbastanza complesso. Se voi avete giocato con puzzle, ci avete giocato, fatemelo sapere in un commento, così magari mi date anche qualche consiglio per comporlo. Grazie di aver visto questo video, alla prossima!